Ok, buongiorno, bentornati, benvenuti per chi oggi si unisce a noi per la prima volta. Vedo qualche faccia nuova. Allora, questo è Stai Sinergico, il laboratorio che è iniziato ieri, è un laboratorio dal basso. Ieri abbiamo avuto anche Flavia Giordano di Arti, perché è un laboratorio realizzato grazie a un dispositivo della Regione Puglia, fortemente voluto da un gruppo di microimprese e di associazioni under 35 che si sono messe insieme e hanno deciso che c'era bisogno di fare un laboratorio sull'economia collaborativa sul nostro territorio. Ieri sono una giornata, poi mi piacerebbe anche sentire anche nelle varie pause la vostra impressione. Secondo me è estremamente positiva, abbiamo avuto modo di ascoltare esperienze molto diverse e molto belle. E la giornata si è conclusa con il racconto di Agostino Ritano e Gennaro Fontanarosa di Rural Hub. Ci hanno un po' spiegato qual è la loro esperienza, qual è la loro prospettiva e in che modo osservano il mondo e si inseriscono all'interno di questo percorso di collaborazione come lente con cui osservare il lavoro. Oggi ricominciamo con Agostino. Comunque la serata di ieri è stata tranquilla, la mattina di oggi non è nessun imprevisto, quindi molto riposati tutti. Quindi questa mattina, che ci avevo anticipato ieri, proveremo a fare un'esperienza insieme. Non ci siamo fatti volontariamente anticipare molto di quello che vuole fare stamattina, per un eccesso di fiducia che pagheremo, penso, maramente. E poi però volevo intanto ricordarvi che poi nel corso della giornata oggi avremo sia la testimonianza di Giusy Ottonelli, che verrà a trovarci da Bari e ci racconterà un po' la storia di Impact Hub e un po' anche la sua esperienza di realizzazione e costruzione di co-working in giro per il mondo, perché lei ha lavorato molto in Spagna e ci racconterà anche un punto di vista un po' internazionale rispetto a questo processo. E poi la giornata si concluderà con il racconto e l'esperienza di Re Federico Coworking da Palermo, e quindi Cristina Alga, la state vedendo qui da ieri, e io sono contenta che insomma lei stia seguendo molto di questo laboratorio. Anche Enrica Longo, che è una docente, odia che io la definisca docente, che avrà un modulo la prossima settimana, però sono contenta insomma che ci sia una partecipazione anche da parte delle persone che stanno venendo a raccontarci la loro testimonianza, no? Ieri ho visto Andrea, che è rimasto insomma ben oltre il suo orario anche, quindi è bello perché vuol dire che in qualche modo stiamo facendo un percorso insieme. Oggi avremo un'ulteriore esperienza, nel senso che io vedo il lavoro di Fedele Congedo per la prima volta oggi. Non so se qualcuno di voi ha già avuto esperienze di facilitazione visuale, la chiamano facilitazione visuale, la chiamano graphic recording, oggi lui mi ha detto altre definizioni. È di fatto un modo per tenere traccia di ciò che succede nell'arco della mattinata in maniera insomma un po' originale, a che fare con la cognizione, con il percorso cognitivo che facciamo durante queste ore. Io non so se tu vuoi dire due parole, spiegare meglio. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio Simona, mi ha invitato, insomma ho molto piacere a stare con voi. Io sono un architetto, mi occupo di processi partecipativi, costruisco architetture, non più di costruzioni fisiche come facevo fino a qualche anno fa, ma insomma mi dedico, come dire, alle persone, alle interazioni. Diciamo che questa cosa qui è nata qualche anno fa per raccontare in tempo reale una narrazione di un piano strategico d'area vasta, una cosa abbastanza impegnativa per chi seguiva. L'idea è stata quella di trasferire su un unico parete le parole delle persone, non con disegni ma attraverso i loro discorsi. Quindi questa è una fusione dei discorsi che accompagna l'interazione della giornata. Qualche tempo fa, un anno e mezzo fa, in un laboratorio un bambino mi ha detto cosa faccio ed è stato abbastanza lusinghiero, perché lui mi ha detto: io so che fai tu fai il murattore. Il murattore lusinga assoluta, perché è, insomma, io che vengo dal mondo insomma dell'architettura, questa cosa mi ha molto emozionato perché c'era tutto il cantiere, ma il far parlare i muri è quasi eccessivo. Effettivamente il bambino non lo sapeva, ma questa storia qui, quando l'ho un po' immaginata, l'ho chiamata muro nomade, perché l'idea della la scrittura come pensiero di tutti, che si srotola, che diventa quasi un pensiero liquido, si trasferisce altrove per abitare le città, abitare i pensieri.
È un po' una cosa diversa rispetto allo scribing, all'architettura visuale, in cui i disegni sono un riferimento importante per capire il senso delle cose. Qui il senso è dato dalla fluidità del discorso, dal tono discorsivo, e poi le persone ritrovano tutte insieme in uno stesso spazio il senso di tutti. Quindi diventa una scrittura che non appartiene più a una persona in particolare, ma è di chi legge e chi assorbe il pensiero. Quindi proviamo a farlo. Non so cosa accadrà, perché un murattore non fa parlare il muro, ma le lingue vengono e poi vanno insieme al muro altrove. Quindi, insomma, sono con voi, vi seguo. Grazie. Grazie. Grazie a Fedele. Niente, Agostino, grazie a te. Intanto te lo dico già prima del tuo intervento, ho fiducia. Bene. Allora, buongiorno, ben ritrovati, complimenti per il ritardo, pensavo peggio. Allora, su questa questione delle definizione meravigliosa, no? Cioè, il murattore è una delle cose più belle che ho sentito per definire questo tipo di esperienza, cioè, in assoluto. Però vi devo raccontare anche che un'altra definizione che arriva, diciamo, per caso, è una definizione che ci arriva durante un viaggio in treno. Eravamo io e Alex Giordano, uno di quelle facce che avete visto ieri. Eravamo in treno in uno dei nostri, diciamo, spostamenti. Oggi ritorna il discorso del nomade, no? Del senso del nomadismo. Quindi in uno dei nostri spostamenti eravamo in treno, uno davanti all'altro, computer aperti, e avevamo sui nostri computer tutta una serie di cose. Quindi avevamo un'immagine di un feto, perché stavamo discutendo su alcune questioni, avevamo un'immagine di uno sciame semantico, perché stavamo ragionando su un'analisi di tipo etnografico su alcune parole chiave. Vi dico che cosa: quindi avevamo una serie di grafici tutti molto complicati, queste immagini forti di un feto. Nel frattempo io e Alex parlavamo un po' di sociologia, ma allo stesso tempo però molta antropologia, e però comunque sistemi complessi economici, e ci confrontavamo su tutta una questione che avevamo preso in degli appunti in una conferenza. Nel frattempo c'era la signora di fianco che ci osservava e ci guardava, ogni tanto gettava l'occhio sui computer e vedeva le immagini e ascoltava. A un certo punto non ce la fa più, in spirito assolutamente mediterraneo, la signora dice: scusate, ma voi che mestiere fate? E subito, presi dall'imbarazzo, io e Alex: no signora, allora, noi in realtà cerchiamo di fare... signora, guardate, noi in realtà possiamo apparire come se fossimo dei professori, però non siamo dei professori, però andiamo a raccontare un sacco di cose. Poi in realtà le facciamo pure. Ci piacciono le cose complicate, però poi anche le cose semplici. Cioè, la signora ci guarda e fa: sentite, io ho capito. Cioè, voi trovate soluzioni semplici a problemi complessi? Signore, sì. Cioè, signore... Signore, è proprio così. Cioè, potete dirlo un'altra volta? E abbiamo lanciato un tweet su questa cosa. Noi effettivamente cerchiamo soluzioni semplici a problemi complessi. La signora, secondo me, è arrivata, l'abbiamo assunta, il nostro consulente strategico, e l'abbiamo assunta, diciamo, ogni volta che abbiamo bisogno di definizioni, andiamo dalla signora e lei praticamente ce le dà. Allora, stamattina abbiamo intitolato questa giornata Societing come prospettiva mediterranea. Qualcuno di voi sa cos'è il Societing? Avete mai sentito parlare di Societing? Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di sociologia? Sì? Sapete più o meno cos'è la sociologia, almeno tradizionalmente intesa? Bene. Il Societing è tutta un'altra cosa, anche se può apparire molto, molto simile. Non a caso è un gerundio, cioè societing ha a che fare proprio con il fare società e non con l'indagine sulla società, no? Quindi è essere e fare la società. E per chi di voi non ha, diciamo, ancora dimestichezza con il societing, abbiamo pensato di farvi ascoltare e vedere un brevissimo video. Ok? Ci siete? L'economia corporate è in crisi. È ormai sempre più evidente che per sopravvivere il sistema deve cambiare radicalmente.
il problema più grande non è una scarsità di idee, né di proposte concrete, e neanche di persone disposte ad impegnarsi per un cambiamento concreto. Quello che manca è un nuovo modello organizzativo, una nuova filosofia di impresa che sia capace di capitalizzare queste risorse e di dar loro una nuova direzione. Il processo produttivo si svolge sempre di più al di fuori delle mura della fabbrica, coinvolgendo consumatori, risorse comuni come l'open source software, comunità di innovazione a cui appartengono esperti amatori, fornitori e anche competitor, e i membri del nuovo pubblico della rete, che crea reputazione e nuove forme di brand. Sosighting costituisce un nuovo modo di fare impresa e una nuova concezione del valore, che siano adatti ad una nuova situazione produttiva e alle nuove sfide che ci aspettano. Crediamo che costruire una nuova sfera pubblica di questo tipo possa portare a una migliore connessione tra economia e società, una maggiore coerenza tra ciò che è socialmente desiderabile e ciò che ha valore economico. Il sosighting è un tentativo di assecondare la socializzazione dei processi produttivi con una nuova filosofia di impresa che riconosca il ruolo sempre più attivo dei consumatori e degli altri stakeholder e che si apre a una loro partecipazione attiva anche nella determinazione del valore della ricchezza prodotta. Sosighting Reloaded è curato da Adam Hardvizon e Alex Giordano e ospita i contributi di alcuni dei più interessanti attori del pensiero contemporaneo, come Salvatore Iaconesi e Oriana Persi. Qua stava partendo a... il libro non ve lo facciamo comprare. Allora, quindi questa è una brevissima sintesi, non so se vi è arrivata completamente. Puoi abbassare un po' il microfono, per favore? Non so se vi è arrivata completamente. Fatto sta che effettivamente il sosighting è un approccio completamente innovativo sui discorsi della produzione e sui discorsi del fare e dell'essere impresa e dell'essere attori di un'impresa individuale nella vita collettiva e volendo anche nel lavoro. Stamattina sicuramente tanti di voi conoscono, ieri ho sentito, no, che alcuni di voi comunque già conoscono, frequentano i discorsi legati all'innovazione sociale. Non faremo ovviamente un discorso approfondito sull'innovazione sociale, però è bene gettare perlomeno dei sottintesi comuni, cioè stamattina nel condividere l'esperienza che facciamo condividiamo anche un minimo orizzonte comune legato all'innovazione sociale e quindi possiamo dire che l'innovazione sociale in realtà è quindi la social innovation, è lo sviluppo e l'attuazione di nuove idee, prodotti e servizi per soddisfare esigenze sociali. Come vedete nel grafico, quindi è quello spazio che si crea nell'intersezione tra l'idea, l'impresa e la comunità. Quello spazio e quell'intersezione effettivamente è quel processo di innovazione a cui ci rivolgiamo. Su questo discorso dell'innovazione sociale, l'abbiamo detto già ieri, c'è tanta letteratura, un pezzo di questa letteratura arriva dal nord Europa, arriva dall'Inghilterra con questa pubblicazione che è il libro bianco dell'innovazione sociale, fatto in particolar modo da Geoff Murgan, che è il presidente del network che abbiamo citato ieri, che è Nesta, e poi è stata tradotta dai nostri Adam Hardvizon e Alex Giordano. Andiamo subito sulle caratteristiche basilari dell'innovazione sociale, in maniera molto rapida, così andiamo a fare subito la nostra esperienza pratica, dicendo che appunto queste quattro caratteristiche includono principalmente il forte uso di network ramificati per sostenere e gestire le relazioni, aiutati da ogni forma possibile di comunicazione. Per questo nel contemporaneo stiamo vivendo una diffusione straordinaria dei processi di innovazione sociale, proprio perché i meccanismi, le tecniche e gli strumenti di comunicazione sono sempre più disponibili e ramificati. Altro elemento sono i confini sfocati tra la produzione e il consumo. Oggi noi parliamo non a caso di pubblici produttivi, cioè il pubblico non è più un mero consumatore, ma il pubblico partecipa alla generazione del prodotto. Tutto questo è iniziato già negli anni 90 con l'open software, ad esempio, quindi la possibilità di poter generare, con Linux ad esempio, quindi di poter generare, nel mentre io lo uso, posso anche collaborare e contribuire alla sua evoluzione e al suo sviluppo. Dall'open software ad oggi sempre di più il pubblico produce e coproduce contenuti e non è più soltanto un consumatore. Una forte enfasi è data alla collaborazione, lo stiamo dicendo, l'abbiamo detto già ieri, no? Quindi collaborare, condividere, prendersi cura,
Tutto questo non soltanto mirato al consumo, cioè io quindi mi prendo cura di qualcosa non soltanto perché la voglio consumare, probabilmente anche soltanto per il piacere di poterla condividere con la mia comunità. Ultima caratteristica è il forte ruolo dei valori e degli obiettivi. Anche questo ieri l'abbiamo enfatizzato, no? Abbiamo parlato di tutto il discorso legato alla curva del valore, quindi il valore diventa effettivamente determinante in un processo di innovazione sociale. L'innovazione sociale cosa cerca? Cerca nuove risposte a problemi sociali, sicuramente, ma anche nuovi processi di integrazione all'interno del mercato del lavoro e quindi la possibilità di creare nuove competenze e nuove forme di partecipazione. La partecipazione è un elemento primario in un processo di innovazione sociale. Non staremo qui stamattina a parlare squisitamente del discorso della partecipazione, però una cosa va detta: la partecipazione è un atto di coraggio. L'atto di coraggio nella parte più etimologica del termine, cioè nell'agere cor, nel dare forma al cuore, cioè dare forma a quella parte intima e di metterla a disposizione e renderla quindi una piattaforma di condivisione con la comunità. E in questo senso la partecipazione è un atto di coraggio, avere il coraggio di mettere nel cuore dei nostri progetti un elemento di grandissima fragilità, un elemento che nessuna scuola di management ci direbbe mai. Una scuola di management tradizionale non mette mai nel cuore del suo progetto, della sua azienda, la partecipazione, perché è un elemento di grandissima fragilità, perché ha delle curve di complessità troppo ampie. E invece un progetto di innovazione sociale che funziona veramente è quel progetto che ha il coraggio di mettere nel suo cuore la partecipazione. Da uomini del Sud, in questo momento noi guardiamo il vettore dell'innovazione e soprattutto cerchiamo di vedere questo vettore dell'innovazione su quali vie, cioè quali sono effettivamente le strade che questo vettore dell'innovazione può scovare nelle nostre terre, meravigliose, minoritarie e martoriate al tempo stesso. A livello personale io su questo sono molto coinvolto, cioè io in questo momento della mia vita penso, lavoro e agisco per una riaffermazione, quindi anche di una risemantizzazione fortissima anche dell'idea di Sud e di Mediterraneo. Terre meravigliose come queste, secondo me, hanno tutte le caratteristiche per poter essere degli straordinari laboratori per sperimentare nuove possibilità e nuovi modelli. Per questa ragione, dal nostro punto di vista, individuiamo due grandi macro vettori nell'area del Mediterraneo, che sono la cultura da un lato e la ruralità dall'altra. Appena mettiamo il naso fuori da questo ex convento degli Agostiniani, ci rendiamo conto di quanto questa slide sia assolutamente coerente. Usciamo fuori da un posto straordinario, da un convento meraviglioso, abbiamo le rovine della città storica, facciamo 100 metri e siamo in pieno contesto rurale. Quindi due grandissime risorse disponibili che stanno lì e aspettano soltanto che le nostre idee, i nostri progetti possano in qualche modo valorizzarli. Quindi cultura da un lato, ruralità dall'altra. Cultura, progetti di innovazione sociale a base culturale o sulla cultura. Per potervi comunicare, dal mio punto di vista, cos'è questa roba, ho bisogno di attingere ad una citazione di Paul Valéry. È necessario che i monumenti cantino, è necessario che essi generino un vocabolario, creino una relazione, contribuiscano a creare una società civile. Questa per me è una vera e propria mission di innovazione sociale per un progetto culturale. Che cosa dice? Bisogna che i monumenti cantino, assolutamente vero. Il convento degli Agostiniani, se noi non lo raccontiamo, resterà esclusivamente un anonimo convento degli Agostiniani. Abbiamo la necessità e l'urgenza di raccontare ed avviare uno storytelling fortissimo del nostro patrimonio culturale. Il nostro patrimonio culturale, nel passaggio tra due generazioni, quando i mercati asiatici saranno sempre più forti e quindi i giovani di quella parte del mondo inizieranno
a muoversi ancora con maggiore velocità. Quando li metteremo davanti al convento degli Agostiniani, per loro saranno soltanto delle pietre scassate. Cioè nella loro frequentazione di una... nel loro frequentare storie, se non si imbattono anche con la storia e le storie dei nostri beni storico-artistici, non avranno gli strumenti per poter leggere la meraviglia che è dietro una colonna spezzata. Resterà una colonna spezzata. L'altro passaggio: è necessario che si generino un vocabolario. È chiaro che se noi generiamo una storia, al tempo stesso generiamo anche un vocabolario di riferimento. Questo vocabolario di riferimento diventa un vocabolario civico, diventa un materiale disponibile alla nostra società, non solo alla nostra comunità prossima e di riferimento, ma una comunità assolutamente globale. E quindi facciamo un'operazione altrettanto necessaria, ovvero noi facciamo un'operazione che potremmo chiamare glocal, cioè un'operazione straordinariamente locale, ma con uno sguardo fortemente globale. E quindi nel nostro essere cittadini produciamo una cittadinanza che ci auguriamo possa essere anche una cittadinanza di tipo culturale. E quindi nel mentre sono cittadino e produco cittadinanza, produco anche cultura. Quindi ritorniamo al discorso dei pubblici, non sarò più un mero fruitore del mio patrimonio, ma sarò un coproduttore, un cogeneratore della cultura del mio territorio, se mi occuperò di tutto questo. Questo è una slide sulla quale andremo molto rapidamente, cioè quello che vi sto dicendo ha una questione dimensionale, cioè questa roba qui ci sta. Cioè la portata dimensionale del nostro patrimonio storico-artistico ed ambientale è veramente enorme. Nel sud ci sono 256 dei principali, cioè 256 dei principali siti storico-artistici del nostro paese risiedono nel sud Italia, ovvero circa il 48% del patrimonio nazionale. Il 15 di questi 256 sono beni UNESCO, ovvero il 30% del patrimonio UNESCO del nostro paese. Un altro elemento non trascurabile è la quantità di beni culturali vincolati a livello nazionale. Abbiamo il maggior numero di beni vincolati a livello, in una proporzione nazionale, siamo la parte maggioritaria. Circa il 40% del patrimonio ambientale nazionale è radicato nel sud Italia. Quindi questo per dirvi cosa? Che la risorsa è effettivamente una risorsa straordinariamente diffusa, e questo è soltanto il patrimonio ufficiale, senza considerare tutto il grande patrimonio dimenticato o isolato, ok? Tutto quello che non rientra nelle mappature ufficiali. Rapidissimamente vi voglio raccontare una storia. Questa è una storia che io ve la potrei raccontare in ore, ma cercherò di raccontarvela in 40 secondi. Questa è una storia di un progetto visionario, assolutamente visionario, un progetto che parte in un quartiere della città di Napoli, che è il Rione Sanità. Il Rione Sanità è un posto molto complesso, molto difficile, noto alle cronache per i fatti soprattutto di cronaca nera. È un contesto sociale dove c'è il 60% di disoccupazione giovanile, c'è il 35% di dispersione scolastica, c'è una densità abitativa che è più di 16.000 abitanti per chilometro quadrato, è seconda soltanto a Macao in Cina. Cioè è un posto veramente complicato. In questa complessità è nato un progetto straordinario. È stato un gruppo di giovani con una serie di facilitatori, hanno osservato il patrimonio disponibile nel loro quartiere. In questo quartiere c'era un complesso catacombale meraviglioso, si è partiti quindi da questa risorsa. L'altra risorsa, quindi da un lato patrimonio interessantissimo, abbandonato, quindi con tutte le complessità che può avere un pezzo di patrimonio abbandonato, dall'altra parte giovani in un contesto molto complesso, con problematiche molto difficili. Quindi due grandi complessità che sono state messe insieme e hanno creato invece qualcosa di meraviglioso. La cosa che vi dicevo prima: uno, un problema, patrimonio dimenticato, non valorizzato; un altro problema, giovani disoccupati, contesto complesso; un altro problema, uno più uno ha fatto tre. Ha fatto tre perché questo è il tre. Abbiamo avviato questo progetto. Abbiamo pianificato tutta una serie di cose, abbiamo fatto il nostro buon fundraising, abbiamo raccolto circa 5 milioni di euro, bla 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 bla. Alla fine, dopo il primo anno,
si è creata una cooperativa. Questa cooperativa dà lavoro a circa una quindicina di ragazzi. Questi ragazzi oggi hanno quasi triplicato gli ingressi al primo anno all'interno di questo complesso catacombale, con tutta una serie di effetti straordinariamente positivi che ci stanno sul territorio, ma non ci soffermiamo su questo, ve la volevo raccontare soltanto come case. Quindi 1 più 1 è uguale 3, catacombe inutilizzate, più giovani disoccupati, la meraviglia del risultato che avete visto. Quindi effettivamente nell'innovazione sociale, quando l'innovazione sociale si fa veramente, il percorso non è matematico, è un po' più visionario, e 1 più 1 è uguale 3. Dimensione del comparto agricolo italiano, quindi andiamo sull'altro pezzo, sulla ruralità, ok? Quindi la stessa questione, per come abbiamo detto per il patrimonio culturale, per il patrimonio agricolo italiano abbiamo altrettanti numeri interessanti, ok? 4.250 miliardi di euro all'anno sono in esportazioni agroalimentari, più del 3,6% per quanto riguarda i dipendenti occupati nel 2013, 261 denominazioni di origine controllate, 7 milioni di ettari di terreni coltivabili, bla 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 bla. Quindi anche questo è una grandissima risorsa disponibile. Anche in questo caso, comunità del cibo che ci raccontava ieri Gennaro, caselle in Pittari, due grandi questioni. Da un lato abbiamo giovani che ritornano nel loro paese, che non sanno come impiegarsi, non hanno una dimensione di riferimento. Dall'altra parte, uno straordinario patrimonio agroalimentare, una grande identità territoriale, inutilizzata, inespressa, dimenticata. 1 più 1 ha fatto 3. Il risultato? Dopo 3 anni. 8 varietà di grani antichi recuperati, 4 ristoratori, 2 panettieri, 5 agricoltori, una cooperativa sociale. Quindi effettivamente anche in questo caso la nostra stramba equazione ha funzionato. 1 più 1 effettivamente ha fatto 3. Attitudine mediterranea al fare rete, così si chiamava l'incontro di stamattina. Beh, lo diceva anche, lo dicono chiaramente anche i video di Stai Sinergico. Cioè noi alla fine il nostro percorso di innovazione non è che ce lo dobbiamo inventare, non è che ci deve cadere la mela in testa come Newton, basta effettivamente osservare con occhi nuovi la nostra identità. Questa è un'immagine di solitudine, è un'immagine di un anziano solo in un parco. È un'immagine che anche nei nostri territori spesso iniziamo a vedere. Ed è un'immagine che ci può riportare anche ad un altro discorso, sempre legato agli anziani, cioè gli ospizi. Quindi da un lato abbiamo questa immagine di un anziano solo in un parco, dall'altra abbiamo tanti anziani altrettanto soli, in un contesto di altrettanta solitudine, quindi non abbiamo risolto il problema. Cioè, quindi abbiamo un anziano solo, abbiamo cercato di risolvere il problema, non ci siamo riusciti perché abbiamo moltiplicato una solitudine, ma in realtà dall'altra parte abbiamo dei bambini sorridenti. Probabilmente quello che ci resta da fare è riuscire a fare 1 più 1 è uguale 3, cioè ritornare ai nostri cortili, dove gli anziani sono stati sempre coccolati o presi in carico dalla generazione, dalle nuove generazioni. E noi in questo, come dire, basta per trovare questa soluzione, per trovare il nostro 3, basta mettere le mani nella nostra tradizione culturale, nella tradizione dei nostri cortili, con i bambini che scorazzano nel cortile e che si prendono gioco degli anziani, ma è un gioco teso alla vita, cioè è un gioco che garantisce all'anziano di sentirsi attivo, di sentirsi vivo, di sentirsi in un gioco effettivamente delle parti. E quindi questa è un'altra possibilità che, se presa in una chiave di tipo mediterraneo, effettivamente dà quel 3 che a noi interessa. Quindi non prendere 1 e moltiplicare in una risoluzione del problema, ma abbiamo la necessità di prendere un altro elemento per sommarlo insieme criticamente per poter realizzare una soluzione. Ora, stamattina quindi cercheremo di fare proprio questo, cioè cercheremo insieme di fare 1 più 1 è uguale 3.
E cercheremo di farlo con, le nostre, con le nostre sensibilità, ma anche con le nostre appartenenze comunitarie. Allora, io rapidamente vi do una rapida scorsa, poi lascio la parola a Gennaro. Con Gennaro cercheremo di effettivamente creare delle piccole comunità tra noi. Dopo che abbiamo creato queste comunità, all'interno delle nostre comunità dobbiamo generare gli uno. Dobbiamo individuare tutti gli uno possibili. Dopo che abbiamo individuato gli uno, dobbiamo individuare il più uno, cioè come questo sommato ad un altro effettivamente può dare delle soluzioni. E quindi la prima cosa che faremo è individueremo un ambito comunitario e lo faremo con Gennaro. Dopo che abbiamo individuato questo ambito comunitario, andremo effettivamente a creare due macro aree. All'interno della prima macro area e poi della seconda macro area inizieremo a mettere tutta una serie di problemi, questioni, idee, che però, attenzione, non devono essere il sogno nel cassetto, perché questa cosa io l'ho sentita con Paoletti, no? Questi non sono i sogni nel cassetto, questa è un'altra cosa, questi devono essere delle robe chiare e misurabili. Quindi devono essere delle questioni che voi individuate in maniera chiara, misurabile, pesabile, rintracciabile. I sogni a cassetto è un altro tipo di esercizio che non facciamo stamattina. Cioè, stamattina ci vogliono delle cose chiare e misurabili, va bene? Non vi faccio esempi, se no vi porto fuori strada. Prendete per riferimento quelli che vi ho raccontato fino adesso. Dopo che abbiamo fatto questa operazione, cercheremo effettivamente di costruire dei bridge, cioè cercheremo di costruire dei ponti. Cercheremo di costruire dei ponti tra alcuni di questi e alcuni altri. Ma la cosa fondamentale è che inizialmente tutto quello che noi produciamo va in un'unica macro area. Poi starà a noi trovare tra questi, che sono la stessa identità, questi non sono altro da noi. Cioè questi qui, a un certo punto, alcuni di questi diverranno la base per poter creare il ponte. Ok? Quindi da qui sposteremo delle basi, ovviamente se ne abbiamo la coerenza, per poter costruire questo ponte. Come? Va bene così, poi dopo continuiamo. Io sono quello cattivo, se non l'avevate capito. Addirittura. Allora, io vi inizieremo. Allora, ritorniamo un po' indietro sulle cose che ha detto Agostino, perché stamattina vi chiederemo di fare faremo un piccolo laboratorio insieme, molto semplice, niente di complicato, proviamo a cogenerare delle idee insieme, anche delle soluzioni insieme. Allora, la prima cosa che facciamo, facciamo queste cose un po' fighe da manager di grosse aziende che fanno queste cose, noi lo faremo in piccolo, dato che siete più o meno quasi tutti del territorio. Adesso iniziamo a conoscerci. Allora, vi chiederei, la prima cosa, posate computer, iPad e cose varie, e iniziamo ad alzarci tutti quanti, spostiamo un po' le sedie. Dai ragazzi, forza. Spostatele verso i margini, che poi ci servono dopo. Generazione delle idee allora, esercizio di cogenerazione delle soluzioni in ottica society. Ok, va benissimo. Più o meno siamo una trentina, più o meno, sì, anche di meno. Allora, primo esercizio. Io mi devo fare gli affari vostri, devo capire chi siete. Allora, proviamo a organizzarci su una linea temporale, cioè dal più giovane al più vecchio. O meglio, aspetta, dal più giovane al più saggio. Al più saggio, dai. Allora, immaginiamoci una linea temporale che va dalla porta, che è il 1900, se poi c'è qualcuno che ha 100 anni, non lo so. O, diciamo, qui dove è il proiettore è oggi, ok?
E allora cerchiamo di posizionarci su una linea, uno di fianco all'altro, per linee temporali. Capiamo, per esempio, il più giovane è nato nel, che ne so, nel 2003, per esempio, non lo so, lo metti, prima si mette qui, ok? Il più, quello che è nato negli anni 50, non credo, lo mettiamo vicino alla porta, ok? Andiamo bello, oggi, forza. Vi dovete dire le cose, ovviamente. Ci siete? Ci siete? Scusa. Vabbè. Voi avete finito? Cioè, vi trovate? Cioè, quello alla vostra... Allora, scusate, dovete trovare che quello alla vostra sinistra è più giovane di voi, quello alla vostra destra è più vecchio di voi, se guardate me. Basta chiedere soltanto a chi vi sta a fianco. Ah, ok. Allora, facciamo una cosa, giriamoci verso la telecamera, ci hanno chiesto. Ok, quindi l'equazione è il contrario. Ok, giusto perché sono poco cavaliere, chiederò, ragazzi... Ragazzi, calma però, ragazzi, dobbiamo cercare di farlo in allegria, però con un minimo di attenzione, perché una delle cose più interessanti del gioco è che è proprio una cosa seria. Pensateci a questa cosa. Cioè, uno degli aspetti più interessanti del gioco è una cosa seria. Perché in realtà il gioco diventa altro quando in realtà minimamente tradiamo la regola. Allora, se la regola è chiedere a destra e a sinistra, non devo andare a chiedere a tre posti dietro di me. Se no, sto tradendo la regola e il giochino inizia a non funzionare. Ok? Ad esempio, tu sei nato nel 1800, immagino che stai... Dove sei? Ah, ok. Vabbè, il mese... anche il mese vi dovete chiedere. Ok, allora, dato che sono poco cavaliere, dicevo prima, chiediamo all'inizio, l'ultima nata, quando è nata, scusami? 17 luglio 88. Non ti vergogni. Cioè, tu quando sei nata? Mo, ottobre 79. Ok, e l'ultimo chi è? Sono del 69. Beh, bene, comunque abbiamo... più o meno una ventina di anni di differenza. Allora, adesso invece facciamo un altro, sempre per capire chi siamo, da dove veniamo. Allora, siete quasi tutti pugliesi, a parte qualcuno che viene un po' più, diciamo, dal Nord Africa. Allora, immaginiamoci che questo è il Nord, dove siamo, dove il proiettore è il Nord, quello lì è il Sud. Collochiamoci come se fosse una cartina geografica. Esempio banalissimo. Chi viene da... Lecce, per esempio, si mette qui. Chi viene da sud rispetto a Lecce si mette un po' più a sud. Chi viene, per esempio, da Napoli mi metto a nord. Sì, sono proprio un po' lento. Nord, ovest, per esempio, mi metto qui, ok? Però dai punti cardinali. Vi dovete spostare, dovete mettere, io devo capire che ne so, Bari sta qui, che ne so, Brindisi, non lo so. Non la conosco la Puglia. Dove vuoi, dove ti sei? No, dovete cercare voi. Io non vi dico dove. Hai dati punti cardinali? Nord, 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 nord. Ragazzi, questo è il nord, quello è il sud. No, qui, ragazzi, mi apri il microfono, per favore. Ragazzi, allora. Oui. Ragazzi, allora, il nord e il sud. Tu sei Lecce? Nord e sud. Lecce. Te lo dico un'altra volta. Il nord
e il sud. Rispetto al mondo, cioè, io no, come rispetta la Puglia? Scusa, no, il nord. Non lo so. Allora, il sud. Chi è? C'è qualcuno che è più a nord? Più o meno, ragazzi. No, lei ha detto più o meno, è stato fuorviante. Il nord e il sud. Non devo fare gli esempi allora. No, devi fare gli esempi. Devo fare il gli nord esempi. E il sud. È un esempio. È un esempio. Allora, capiamo. Qui, zitto. Qui. Allora, capiamo. Per esempio, vedo uno che è spaesato. Che capiamo di dov'è? Benevento, quindi. Un altro volentone. Voi siete. Ok. Questo gruppo qua di dove siete? Ok, okay. Ci stiamo? Lecce, qua vedo che vado a sud. Racale. Ok, va bene. Qua okay. Abbiamo una siciliana. Tunisia nulla? Abbiamo Sicilia sì. Là dietro, Tunisia nulla. Ok, adesso invece facciamo l'ultima. Allora, adesso facciamo, questo è un po' più difficile. Allora, sempre immaginiamoci sempre questa linea che va da nord a sud, diciamo questa linea. Allora, immaginiamo di posizionarvi voi in base alla nostra sensibilità. Vi sentite più dei makers, cioè le persone che fanno le cose manualmente, o delle persone dei thinkers, come diciamo all'inglese. Quindi i thinkers si mettono qui e i makers si mettono lì. Se vi sentite un po' così, un po' con lì, un po'. Sì, esattamente, decidete voi dove mettervi. Però questo cluster qua, mo ce lo perdiamo, questo territoriale. No, quello territoriale non è molto importante, ci serve a capire che sono tutti di Lecce più o meno. L'importante è che tu li metti. Meglio che li metti così, li giri così. Vabbè. Si sente. Mo ci riprendiamo e ci ridiamo. Ok, da qui. Non si vede la differenza. Allora, gli ibridi sono chiamati ad una scelta. Non siate troppo ibridi. Sì, cioè nel senso che siete fortunati ad essere ibridi perché in questo giro potete scegliere se essere più makers piuttosto che altro. Ok? Cioè non abbiamo un territorio liminale in questo momento. Ok. Vedo che. Ok. Ok, abbiamo. Vabbè, allora, voi qua vi sentite più makers, abbiamo detto. Ok, qua invece siete un po' metà e metà. Come. Chi siete voi? Chi sei? Io penso. Ah, ok. E allora ti devi mettere quasi in fondo, scusa. Cioè, che ci fai qui davanti? Che ci fai qua? Non lo so. Madonna. Nasconditi, guarda. È un altro poco, sì, sì. Ok. Allora, adesso abbiamo, noi io e Agostino vi abbiamo osservato, adesso iniziamo a creare, in base diciamo alle cose che ci avete detto, abbiamo visto che territorialmente siete quasi tutti quanti Lecce, provincia, a parte qualche polentone da Benevento e qualche nordafricana dalla Sicilia. Iniziamo a costruiamo due gruppi di lavoro, sarà una cosa molto semplice, eccolo qua. Che questi due gruppi di lavoro dovranno iniziare a generare i cerchi dove sono uno più uno, ok? Allora, la cosa è molto semplice, noi vi doteremo di mitici post-it, i mitici post-it che salveranno il mondo, e avete a disposizione dei pennarelli. Allora, noi cosa vi chiederemo? Di raggrupparvi, diciamo, un gruppo lo mettiamo a destra, un gruppo a sinistra, vi mettete in cerchio e cominciate a generare, vai avanti Agostino, le palline, uno indietro, ok, le palline. E i pallini sono quello che vi diceva prima Agostino, avete sentito quello che vi diceva prima Agostino? Sì, sono dei uno più uno, un problema del vostro territorio, un minus del vostro territorio, anche un plus del vostro territorio. Andate, elencateli, cercate di elencare, fate un brainstorming tra di voi, avete un, io non so i tempi. Allora, adesso sono le 11:10. Sì, adesso diciamo che se partiamo tra 3 minuti, alle 11:35. Ok, 11:35 in ogni... Alle 11:35 facciamo 40, ok?
poi capiamo anche quanto siete bravi effettivamente a produrre cose, a essere soddisfatti delle cose che producete. Ci fermiamo e iniziamo poi la seconda fase, quella di capire quali di questi elementi possono essere da base per costruire il ponte. No, stavo scherzando. Ok, bene. Ben. Hai superato tu la visita psichiatrica prima di venire? Sì, sì, sì. No. Tutto bene? Ho scaricato tutto. Bene, a posto. Okay. Quindi è un makers lui. Pure lui è makers. Sì. Ok. Dov'è la filosofa? Casomai ti affianchiamo a lei, ti facciamo spiegare da lei cosa abbiamo fatto fino a questo momento. Vuoi spiegare a lui cosa abbiamo fatto nel mentre? No. No? Perché no. Non hai capito niente? Sì. Ma perché siamo così? Da chi sono questi? Ah, datevi sti due. Ok, allora, adesso vi iniziamo a dividere per gruppi Agostino, ok? Mm-hmm. Allora, il gruppo dei makers si iniziasse a mettere in questa zona dell'area, quelli che cercano di pensare di qua. Cercano. Contiamo un attimo. 16, 18, tu dove ti metti? 20, 22, 24, io del territorio, ascolta. Vuoi fare un po' di facilitazione? 25, quanti facciamo? 25, tutto, no, 25, 12? Sono 25, mischiamoli. Ok, però, sì. No. Lei? Chi erano quelli di Taranto? C'era un tarantino? Io. Sì, mettetevi insieme i tarantini. Okay. Sì. Poi c'era, dov'è quello di Benevento? Quello di Benevento. Ok. No, che tu sei di Benevento e Pensatore, quindi vai subito con i makers. Sì, tu invece di qua. Ok. Poi, tu eri di Recale? Ragale. Di qua? Quanti altri di Ragale stanno di qua? Ragale. Solo una? Sì. Ok, vai di là. Di qua. Mi è piaciuto. 2, 4, 6, 8, 10. No, anche se sono scompensato, però mi è piaciuto. Mo. Ok, va bene. Pigliatevi post-it, pigliatevi le cose. Allora, eleggete un maestro del tempo. Cioè, all'interno del gruppo ci deve essere una persona che deve tenere il tempo. Deve dire, ragazzi, tra 5 minuti si finisce, tra 10 minuti si finisce, ok? Post-it. Dividetevi pure tra di voi, cioè nel senso che non è che uno deve comandare. No, deve dare, vabbè. Ok, mettetevi comodi e trovatevi una dinamica vostra, diciamo, per lavorare bene. Solitamente il cerchio aiuta, ma anche no. Come? Ok, ragazzi, iniziate a sistemarvi. No, solo post-it. Allora, il filtro, attenzione, un attimo solo di attenzione prima di iniziare, poi vi diamo il via ufficiale anche del tempo. Allora, ricordatevi questa cosa, che il filtro che dovete utilizzare è il filtro che abbiamo detto prima e lo ribadiamo, cioè le cose che producete, i problemi, le criticità, le soluzioni, le opportunità devono effettivamente essere misurabili e chiare e soprattutto devono essere anche facilmente sintetizzabili all'interno di un post-it. Cioè non è che io c'ho il post-it però poi scrivo come, che ne so, come i giapponesi, no, ok? Quindi nello spazio di un post-it ci deve essere tutto sintetizzato, quindi chiarezza, misurabilità e anche sintesi. Chiaro? Ecco, questa è una domanda, diciamo, di come deve funzionare questo coworking, cioè è un coworking dove ci sta un leader, è un coworking dove tutti dicono la propria, è uno spazio democratico, è uno spazio autoprogrammato, sì? Questa cosa qua, adesso noi, anche con l'aiuto di Cristina, bazzichiamo all'interno dei gruppi per vedere queste comunità che si stanno autogenerando in questo momento, come iniziano a fondarsi come spazio di confronto e di collaborazione. Giustamente, che facciamo? Facciamo la regoletta che ognuno dice il problema e siamo tutti contenti? Bene, questa è una specie di democrazia contemporanea. Oppure facciamo una roba un po' più sofisticata e andiamo invece per processi di acclamazione?
dove uno dice una cosa e solo se passa con l'acclamazione generale effettivamente è quella condivisa da tutti. Un'esperienza di lavoro e di partecipazione civica un po' più sofisticata. O invece facciamo un giro di brainstorming e dopo c'è una persona che sintetizza tutto e riporta all'interno dei post-it. Cioè le possibilità sono effettivamente tante. Quindi va adesso la prima cosa che io mi sento di dirvi è ascoltatevi, sintonizzatevi tra di voi, usate questo tempo per costruire una minima complicità tra di voi. Nel senso che se tra di voi c'è un neuroscienziato che ne sa uno più del diavolo sulle neuroscienze, effettivamente io in qualche modo gli farei di la sua. Cioè sulle neuroscienze, se effettivamente un problema serio di un vostro territorio è legato a bla 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 le neuroscienze, ok? Se c'è un problema di fecale, teniamo il muratore a da parla IS, va bene? E così via. Io direi che... Siamo pronti? Sì, sì. Via! Non perdiamo tempo, forza ragazzi! Allora, loro inizieranno a fare una cosa tipo... pollaio tra non molto, e noi dobbiamo entrare nel pollaio, dobbiamo dire oh, ma che sta succedendo? Preparo un attimo il pistolone dopo per attaccare. Sì. Ti piace? Sì, è carino. Sì. Un'analisi più informale dei problemi rispetto a... Chiudo la pulce? No, tienimela sempre... Io poi metto la mano quando non voglio che... Ti ricordo che si sente... Ah, ok, stessa. Allora ti faccio segno. Oppure se vuoi ripetere, se vuoi te la dimmi tu. Tu adesso continui con lo streaming? Sì, sì. Allora ci vuole. Ma, ok, la lascio. Sarebbe bello avere adesso la foto dall'alto che rappresentano i due. Poi la sovrapponiamo noi in post produzione. Mettiti sulle spalle. Poi dopo ci mettiamo il disegno. Pensate, io ho pensato a questa cosa. Allora, diciamo, ho pensato anche io, quindi
problema rilevante, voi lo dovete, lo prendete in esame dopo per la discussione successiva, ok? Potrebbe essere un'idea, non so perché. Parlate di brainstorming, non lo so. Falli auto-organizzare. Tutto quello che poi dopo vediamo. Quello è bellissimo. Noi dovremmo farne la scansione e metterlo nel nostro ufficio. Ma poi dopo magari facciamo un cancellato, perché come che plastinizzi voi le discussioni? Che non ho ben capito. Ma poi dopo. Dipende da che cosa si deve fare. Perché cluster di discussioni si fanno dei cluster. Poi dipende, è un meccanismo che prende lui la foto. Ah, okay. Non so dove va a finire. Dopo facciamo una chiacchierata. Compromettere l'adesivo. È Punes? Ma ci abbiamo i nostri. Pigli i nostri. No, non sono i nostri. No, l'abbiamo pigliato lassù.
fai una foto vicino ai ragazzi? Mi fai una foto vicino ai ragazzi? Sì, quanto sei. Fatti di video da come? Roma di metro. Scemo. Tipo una roba così. Una roba così. Ah no, prendi quella scena lì che stanno attaccando. Qua. Questo non lo so, mettilo là. State le ragazze, state mettendo. Sì, mettiamoli, ascolta, mettiamoli una cioè così, in linea verticale, la mobilità e queste sono armi. E perché vuoi parlare con adesso vediamo un attimo. Turismo stanno qua, Turismo possiamo mettere anche con i beni culturali. Sì, tutto. Se abbiamo un po' di massa però può anche stare isolato. Qui abbiamo un... Questo è tutto sociale. Sì. No, scusa. Ma prendi l'altra. Sì, no, è giusto. Guarda, devo togliere quello adesso. Perché quando premo metti a fuoco e cambi colore? Mi non fa. Scusa, ne vuoi fare? Aspetta. Ne vuoi fare un'altra? Ti dispiace? Perché secondo me. Cioè, l'immagine deve essere riconoscibile, così non è riconoscibile. Cosa? L'immagine? Io non sono riconoscibile. Tu pensi. Il personal branding ti fa male a te. Non è vero. Mettiamoci in mezzo adesso. Ma mettiamoci in mezzo, che in base a cosa dobbiamo andare? Scusa, mi hanno chiamato da chi sta seguendo lo streaming da casa, dice che così si sentono le voci ma non si capisce molto, quindi in qualche modo risulta poi poco fluido. Proviamo a commentare, a dire qualcosa, così, per aiutare chi sta a casa a capire cosa sta dicendo. Prova? Me lo attivi? Non si sente? Allora, sono trascorsi. Allora, sono trascorsi già i primi 10 minuti. E adesso, per gli amici che ci seguono via streaming, voi continuate a lavorare. Io darò qualche indicazione in più per commentare effettivamente il processo in corso. Allora, i due gruppi stanno lavorando ad individuare problematiche e criticità delle rispettive comunità di riferimento. Questo gruppo, oltre ad avere individuato una serie di criticità, sta anche cercando di clusterizzare le questioni individuate per macro aree di riferimento. Quindi abbiamo un cluster che è un turismo e territorio, abbiamo un cluster che è il lavoro, un altro cluster che è sociale. La prima
La prima operazione che dobbiamo prendere questi posti. No, ce li facciamo dire da loro, per esempio. Un problema. No, dobbiamo prima depurarli, perché probabilmente saranno simili tanti. No, funziona così. Dobbiamo prendere i posti. Se facciamo come molto con Zicone, che con Vincenzo, prendi i posti e inizi a dire, perché loro hanno un gruppo, hanno questo problema. Non avete scontrato pure voi, ok, noi lo mettiamo qua, mi diceva Alex, dobbiamo mettere su due. No, dobbiamo mettere solo da una parte. No, poi vedrai che trovi la stessa cosa. Solo da una parte. Dopo che l'abbiamo messi da una parte, all'interno di questa cosa qui, noi dobbiamo trovare problemi e soluzioni. Ok? Quindi alcuni di questi diventeranno la base di quest'altro e poi costruiremo il ponte. Non funziona proprio così, però va bene. No, perché non funziona così? In realtà è interessante capire se i due gruppi riescono a trovare soluzioni simili, cioè problemi simili, e poi vedere i due problemi come risolvere. Perché questa cosa qua la dovremmo fare. Questa cosa qua la dovremmo fare. Questo per ognuno dei gruppi. Questo fatto, sì. Quindi sono due cartelloni. Perciò dico dobbiamo uniformare le questioni. Però non ti esce. Vabbè, sì, fai come dici, cioè va bene. Capito quello che ti dico? Perché sennò dobbiamo usare due cartelloni. No, ma se vuoi. Faccio vedere che dopo usciranno gli stessi problemi. Poi ci hanno lavorato bene, usciranno gli stessi problemi. Allora, però noi dobbiamo dire per correttezza questa cosa. No, non ce la dici. No, non stai capendo, cioè. No, sì, non sto capendo quello che dici tu. Però io parlo in italiano. No, è un problema. Ok, tu vuoi fare. Non pensare all'idea che c'hai tu in testa, ascolta quello che dico io. Non pensare alla tua idea, quella proprio è un'idea. Mo senti quello che sto dicendo io. Facciamo come allora, no, ti sto dicendo, dobbiamo dire loro che questa operazione va fatta con ogni singola comunità. Ora noi per ottimizzare, questa è la verità, e questa va detta, per ottimizzare uniformeremo i problemi rilevanti tra le due comunità e quindi faremo l'esempio, quindi l'esercizio, con i problemi rilevanti alle due comunità. Chiaro? Come discorso proprio a monte. E qual è il problema se io ti dico, guarda, facciamo una cosa, vediamo il problema che c'hai tu, confrontiamolo con un problema che c'ha l'altra comunità. No, è lo stesso esercizio, fidati. Cioè tu è lo stesso esercizio. No, ma io non sto parlando di esercizio, sto parlando della premessa all'esercizio. Ok, cioè, non capisco, cioè. È una premessa di tipo metodologico, serissima. Cioè, se tu. Come? Allora. La generazione del metodo è quando deve essere più naturale possibile. Ok. Allora per questo. Guarda, che io cogenero da 15 anni, nel senso che il processo creativo per realizzare. Non è il processo creativo. No, il processo creativo collettivo è una cogenerazione. Cioè, la cogenerazione più antica inizia nell'antica Grecia e si chiama tragedia greca. Ora, il discorso è, questo esercizio qua funziona se questo cartellone qui ce l'ha un gruppo e questo cartellone qua ce l'ha un altro gruppo. Questo è l'esercizio. Per ottimizzare, per ottimizzare questa cosa qua e trovarci in linea di coerenza, prendiamo i problemi rilevanti di uno, i problemi rilevanti di altri, li trasformiamo in problemi rilevanti per tutti. E questi problemi rilevanti per tutti li mettiamo qua. Poi dopo dove andiamo a trovare. Questi qua dentro qua, da dentro qua devono uscire poi le tarantelle per andare anche di qua. Cioè è da qui che noi dobbiamo creare le basi per creare il ponte. Però il gruppo 1 è uguale al gruppo 1. Cioè, ti ricordi questa cosa? Cioè, il problema. E infatti mettiamo tutto. No. No, queste sono soltanto individuazioni di problematiche, criticità, ma anche. Ma anche punti di forza, cioè, se avete un'area archeologica gigantesca, è una questione. Se poi è valorizzata più o meno bene, però quella è una questione rilevante. Forse mancano un po' di punti di forza. Cioè, manca la. Era Sabrina Sanzonetti che ti saluta, ha detto, ma voleva venire a avuto un impegno. Non ce l'ha fatta. Ieri è venuta, è passata, è stata carina. Ragazzi, allora mancano 5 minuti. No. Potete lasciare tutto? Sì. Allora, sì. Questo è il gioco dell'esercizio. Ci siamo intesi? Chiaro.
No, non mi no. Che voce, come righi. No, no. No, no, no. Non guarda, devi fare il testone. No, guarda un attimo, però non mi neanche. Cioè, i problemi. I problemi di una comunità. Cioè, la mia comunità è questa. Capiamoci una questione. Thank you.
sono felice di comunicarvi che avete siete? You are ready? Sì, a loro diciamo un portavoce. Ragazzi, eleggete adesso, eleggete un vostro portavoce. Allora, avete eletto il vostro portavoce? Bene, ora creiamo un semicerchio che guarda verso la lavagna. Ragazzi, veloci però. Allora, cercate di fare un cerchio, un semicerchio, e metaforicamente cercate di... Ragazzi, mi sentite? Allora, cercate di fare un semicerchio, quanto più possibile semicerchio, quanto meno possibile banana, e quanto più possibile coerente con un discorso legato al fatto che ognuno all'interno di questo semicerchio è uguale agli altri. Quindi cerchiamo di, anche metaforicamente, da un punto di vista simbolico, ad avere un semicerchio quanto più possibile omogeneo, tutti sulla stessa linea. Tu non vedi da qua. Ragazzi, il semicerchio si differenzia dal cerchio per quella parte mancante che è questa. Qua tu non vedrai mai. No, io sto spostando le sedie. Dimmi. Così. Sulla stessa linea, sì. No, sulla stessa linea. Ragazzi, cerchiamo di stare tutti sulla stessa linea. È possibile, ve lo assicuro. Benevento, amico mio, sulla stessa linea. È possibile, te lo assicuro. Vi assicuro che è possibile. Ci siamo vicini, quasi spezza un po' il semicerchio, ci darei una bottarella. Si può fare, ve lo assicuro. Si possono fare cose ben più complicate di un semicerchio lineare. Tu non vedrai mai da qua. No? Sei disposto a rinunciare alla visione? Io al tuo posto no. Ok, vabbè, come diciamo, anche questa è un'esperienza di cogenerazione, diciamo che per essere degli sconosciuti tra voi... Allora, chi sono i due portavoce? La cassa c'è massacra, se no. Portavoce 1, portavoce 2. Allora, com'è andata? Raccontaci sinteticamente com'è andata. Allora. Aspetta un attimo. Abbiamo acceso? Sì. Abbiamo fatto una divisione in tematiche e criticità del territorio. Anche solo criticità? In questa prima parte sì. Ok. In questa prima parte sì, abbiamo riassunto in questo modo con queste tre aree tematiche, quindi il territorio inteso...
sì, 5 aree tematiche. Il territorio come, inteso come potenzialità artistiche e naturali che ci sono, ma anche qui per esempio come problematiche concrete. Cooperazione per lo più è stata la mancanza di collaborazioni orizzontali, quindi molte realtà simili tra di loro ma che hanno difficoltà nel collaborare e quindi creare qualcosa di più grande, di più concreto. Mobili, immobili in disuso di qualsiasi genere, quindi all'interno del centro storico, immobili militari. Li avete proprio nominati questi? Sì, nella seconda parte. Ok. Problemi, diciamo, nella formazione e quindi recupero, ci siamo focalizzati poi sull'importanza dell'artigiano, degli artigiani e delle loro competenze che sono messe adesso un po' da parte perché ci si indirizza verso altre dimensioni e il lavoro, quindi disoccupazione e giovanile per lo più. Nella seconda parte abbiamo cercato di rendere più concreti questi problemi e andare a capire esattamente nelle nostre aree che cosa c'è e che cosa non c'è. E, diciamo, questa da destra verso sinistra corrisponde da sinistra verso destra, perché l'abbiamo fatto al contrario quando stavamo seduti in cerchio. E quindi qui abbiamo fatto un elenco dei luoghi paesaggistici e artistici di una certa importanza che ci sono, ma magari non sono valutati a dovere o non sono conosciuti a dovere all'estero, anche da paesi vicini. Perché una cosa che è emersa è che nonostante la ricchezza culturale e artistica, ci sono realtà che dei stessi cittadini della stessa città non sono conosciute abbastanza. O non sono conosciute proprio. E per quanto riguarda la cooperazione, abbiamo messo per forza il co-working, che sta nascendo almeno quest'idea, e l'accessibilità alla rete internet in tutte le piazze, in tutti i paesi. Però questa, diciamo, c'è in qualche zona da implementare. Per quanto riguarda gli immobili, sono degli esempi nei vari paesi, sinceramente non li conosco tutti, su qualcuno è su Taranto, mentre la formazione, rivalutazione degli esperienze. Ok, questo poi le vediamo nel dettaglio. Sì, queste sono esperienze nel dettaglio. A posto. Ci racconti invece l'altro gruppo? Sì, noi... Un pochino più sintetico di come ha fatto lei. No, noi abbiamo lavorato in modalità di brainstorming, quindi... ascoltando velocemente quello che ognuno aveva da raccontare. Sì, no, vabbè, tanto va bene. Quindi dopo una prima fase in cui ognuno raccontava a modo suo quello che poteva essere una criticità che sentiva come propria, più vicina, le abbiamo poi raggruppate per gruppi, per macrocategorie. Quindi sono uscite 4 macrocategorie, quindi ambiente e territorio, lavoro, turismo e territorio e una macrocategoria relativa al sociale. Ci siamo poi resi conto che comunque erano veramente le macro categorie, abbiamo cercato, nonostante il tempo, di arrivare a individuare delle criticità oggettive, no? Era poi l'obiettivo. Ci siamo riusciti solo in parte, ripeto, per un problema di tempo. Giusto per darvi alcuni input, su ambiente e territorio abbiamo declinato all'interno dei problemi relativi alle discariche, per esempio sottoterra, che in questo periodo stanno cominciando a emergere pesantemente sul nostro territorio, e quindi quello dei rifiuti. Qualcosa relativo allo spreco energetico, inteso sia come incapacità di gestire il rifiuto come risorsa energetica, sia come incapacità di gestire le risorse in maniera oculata. Al discorso dell'ambiente poi si collega la mancanza di piste ciclabili e un discorso più generale sulla mobilità. All'interno del tema del lavoro abbiamo individuato la mancanza di tutela per i liberi professionisti e una mancanza di collegamento tra ricerca e mondo del lavoro, quindi tutto quello che viene fatto in ambito di ricerca poi ha ricadute poche o lente all'interno del contesto civile. L'esigenza poi di creare dei poli di ricerca che siano fuori dai circuiti prettamente accademici. Ok, allora poi vabbè, qualcosa sul sociale. Adesso approfondiamo, sì. Partiamo proprio da quello che non abbiamo raccontato adesso. Allora,
avremmo dovuto fare un'operazione, cioè costruire questo spazio, quindi quell'ambito comunitario lì, suddiviso in queste due bolle, l'avremmo dovuto fare per ogni singola comunità che abbiamo individuato stamattina, no? Quindi abbiamo fatto questo piccolo gioco per creare, diciamo, un nucleo comunitario. Ora, su ogni nucleo comunitario avremmo dovuto sviluppare questo esercizio. Per questioni di tempo dobbiamo ottimizzare. E quindi che cosa dobbiamo fare in questa fase per ottimizzare? Dobbiamo individuare effettivamente quelle che sono le questioni rilevanti sulle due comunità, in modo da lavorare sulle questioni rilevanti tra le due comunità, e quindi ne elaboreremo uno solo a partire da questi livelli. Quindi cerchiamo di farlo insieme. Mi sembra che la questione territorio sia anche forte, cioè sia una questione forte su due gruppi. Cerchiamo di vedere nell'ambito territoriale effettivamente quelle che sono questioni rilevanti. Ci volete leggere la vostra, così rapidamente le loro, e cerchiamo di metterle insieme. Sì, le ripeto. Allora, rifiuti abbandonati, discariche sottoterra, spreco energetico, mancanza di piste ciclabili. È un problema più generale relativo alla mobilità. Però mobilità è più generico, direi che è troppo generico, sì. No, rispetto ai discorsi che abbiamo detto prima. Quindi io inizierei a togliere quelli troppo generici, perché non riusciamo poi a individuarli. Poi allora abbiamo quelli legati al territorio. Secondo voi quali si possono uniformare ai loro? Allora, cioè più che uniformare possono diventare simili? Più treni, meno strade, inteso come accessibilità, mobilità, quindi mettiamo di là, se fuori, va fuori. Quindi tutela del paesaggio, miglioramento dei servizi, condivisione informazioni utili al territorio. In realtà noi molte delle loro sul territorio finiscono un po' in ambito turistico. Cioè, per esempio? Nel senso, qui il turismo viene visto anche come una tutela del territorio, come la capacità di generare flussi turistici che rispettano il territorio, valorizzazione delle risorse naturali del territorio. Infatti perché noi abbiamo visto il territorio come una potenzialità che può essere, intorno alla quale si può creare business. Quindi allora, come il turismo. Questi qui... Gestione? Il territorio è molto più legato a un problema ambientale. Sì. Ok. Quindi esperimento BB, mi dovete dare una mano? Esperti delle BBCC, non so cos'è. Beni culturali. Ah. Okay. Allora, esperti disoccupati. Io. Ok. Poi, mi sembra che... Perché lì l'esperto disoccupato è anche un po' questione lavoro che ho visto scritto da qualche altra parte. Esatto. Poi continuiamo ancora sul territorio, però un territorio inteso come non solo come questione ambientale, e quindi siti culturali archeologici. Allora, siti culturali archeologici sconosciuti ai turisti. Ok. Ok. Miglioramento nei musei locali e dei servizi offerti. Il secondo. Rileggiamolo, com'è? Tutela del paesaggio, miglioramento nei musei locali e dei servizi offerti, trasporti. Tutela, che cosa? Mancanza di tutela? Sì. Quindi è mancanza di tutela? Mancanza di tutela, giusto? Gruppo, sì. Vogliamo scrivere mancanza di tutela? Sì. Ti serve la pelle? Prova. Ok. Poi, sempre su questo frantoi ipogei, non valorizzati sempre. Sì, fare una vera e propria mappatura, perché in alcune zone ci sono e in altre sono totalmente... Quindi una mancanza, in questo caso è un'altra mancanza di una mappatura dei frantoi ipogei. Sì. C'è sempre legato alla presenza sul territorio di... Ok. Sono valutati, conosciuti. Poi? Normativa chiara sul turismo, quella è una petizione popolare, diciamo. Poi? Siete soddisfatti su questa questione del territorio? Spazio archeologico naturale numeroso, ambiente naturale, spazio numeroso. Aree sì,
Non ti sento. Sì. Sviluppare la rete di piste ciclabili. Dov'è? Io non l'ho visto. Ecco qua. Stava su entrambi. È un po' fuori quel tema lì. Per cui non so se era inteso in questo modo. Paesaggio utile per piste ciclabili, mancanza di piste ciclabili, ok. Poi? Ragazzi, non solo loro due, cioè se voi avete avvertito che ci sono delle cose comuni, facciamolo insieme. Di qua c'è un rischio addormentamento della parte sinistra. Vai, tu. Mi avvicino per... Sì, cioè in questa fase dobbiamo un attimo buttare le mani. Dunque, Sì, il problema è che, come dire, voi ce li avete presenti quelli che avete fatto? Avete ascoltato gli altri? Dovete farlo mentalmente, no? Allora, siamo al paesaggio, giusto? Sì, territorio. Territorio, paesaggio, quindi sfruttamento, sì, risorse agricole e turistiche. Quindi questo ma sfruttamento, risorse agricole e turistiche forse è un po' diverso, agricole e turistiche. No, allora voglio capire su questo discorso territorio, beni culturali, siamo soddisfatti? Siete soddisfatti? E forse sarebbe bene riuscire ad unire, no, le due cose. Non ancora, non ancora. Ah, no. Cioè, okay. Adesso le lasciamo, okay. Poi lo faremo. Territorio naturale è inteso come anche cioè, abbiamo porto selvaggio, diverse altre zone. Sì, ambienti naturali, sì. Porto selvaggio. Cioè, volevo capire questo. Come eccezione beni culturali è molto ampia, perché i beni culturali, secondo anche andata, culturali ed beni ambientali, ecco, quindi quindi per esempio il fatto di aver scritto Porto Selvaggio è un bene culturale, sì. Anche secondo me, e quindi questo c'è, lo vuoi mettere? No, così il fatto di aver scritto Frantoipo J fa parte sempre dei beni culturali, della macroarea dei beni culturali. Non capisco la precisazione, aiutami a capire meglio. Allora, cioè, siti culturali sconosciuti ai turisti, e no, il Frantoio Epogeo fa sempre parte del sito culturale. Sì, però quindi... averlo, noi abbiamo detto che devono essere misurabili e chiari. Io che non sono, per me che non sono del territorio, effettivamente dire siti culturali è molto generico. Se io so i Frantoi, so che in quella, se so che ci sono i Frantoi e dall'altra parte so che ci sono degli esperti sui beni culturali, in realtà che sono hanno specialità nella questione archeologica, ad esempio, per me, e quindi passiamo subito ad una simulazione, questa roba qua diventa, perché dovete immaginare che tutto quello che mettiamo qui ce l'abbiamo a specchio anche di qua, questo non è altro da noi. Perché i problemi che noi abbiamo all'interno della nostra... Questo, ricordatelo, che è sempre lo stesso ambito comunitario. Noi facciamo un'operazione di tipo ingegneristico, tra virgolette. Cioè, questa roba qui è lo specchio. Qui è come se avessimo tutto quello che abbiamo qui. Qui c'erano le catacombe e qua c'era... No, qui ci stanno sia le catacombe che i ragazzi. Okay. Così, qua ci stanno sia le catacombe che i ragazzi. Ovviamente, poi non ce le mettiamo a scrivere tutte quante, però immaginate che questo è un effetto a specchio. Okay. Quindi, che cosa facciamo? Prendiamo questo degli esperti, lo mettiamo qui, e il nostro bridge probabilmente sarà proprio questo. Cioè, trovare l'interconnessione tra i Frantoi ipogei e gli esperti dei beni culturali disoccupati. Ora, chiaramente, creiamo il bridge e poi capiremo effettivamente questo bridge che cosa effettivamente deve mettere in campo per essere stabile, robusto, deve resistere alle avversità, deve riuscire a procurarsi dei soldi per potersi costruire, e quindi tutte le strategie di pianificazione per poter costruire poi questo ponte che è il nostro vettore. Quindi, visto che ne stiamo parlando, evitiamo, diciamo, forse possiamo fare un esempio, facciamo un esempio su questo. Allora, quindi l'idea era proprio, ragazzi, allora siamo per chiudere. Per questo io, cioè, il ponte lo crei proprio con i siti culturali che raggruppi anche... Sei laureata in beni, mi dispiace per te, però, cioè, come dire, mi rendo conto della frustrazione. E so che è una cosa molto seria questa cosa qui, perché il campo e gli ambiti della, in particolar modo quella laurea specialistica, pare che praticamente sia diventata qualcosa di terz'ordine in questo paese.
E quindi mi rendo conto della tua frustrazione, però non la possiamo risolvere mo sul grafico. No. Sto scherzando. Allora il quindi immaginiamo che siamo riusciti a completare questa operazione. C'è una questione di tempo che mi dispiace poi arrivare alla fine e non quagliare. Quindi, allora, abbiamo fatto questa operazione. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato anche una prossimità tra le due comunità, quindi queste due comunità si sono, come dire, hanno fatto un'operazione di analisi, hanno posto delle questioni, noi poi delle questioni rilevanti alle due comunità le abbiamo uniformate, le abbiamo messe insieme e sono diventate effettivamente le nostre questioni nel nostro ambito comunitario. Ora, nel nostro ambito comunitario, per quello che abbiamo sviluppato, abbiamo una prima bolla dove abbiamo raggruppato tutto e dovete immaginare che in quest'altra bolla è lo specchio di tutto questo, non è altro da noi, cioè non abbiamo qui altro, no? Quindi dovete immaginare che in questa bolla ci sia la stessa roba di qui. Ora, se immaginiamo questo, immaginiamo che tutto questo è anche qui, quindi noi qui abbiamo esperti, abbiamo lei, ok? Da un lato, cioè abbiamo lei di qui e abbiamo i siti culturali, archeologici sconosciuti ai turisti. Questi siti, nel nostro caso specifico, li abbiamo anche individuati in maniera chiara, quindi non è un problema generico, perché il problema della valorizzazione del nostro paese è un problema generico e tutte le robe molto generiche hanno a che fare con le policy nazionali, quindi quello non è un problema che noi come innovatori sociali possiamo andare a intaccare. Noi in realtà dobbiamo agire nel rispetto delle leggi, ma spesso vi assicuro che dobbiamo produrre anche degli atti di forza rispetto alle norme. Questo è necessario. Nella narrativa, nel discorso che vi ho fatto sulle catacombe, le catacombe sono entrate in possesso di questa cooperativa, ma non perché la Sovrintendenza Illuminata o la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, visto che le catacombe nel nostro paese, essendo ipogee, quindi per i patti lateranensi, rientrano nello Stato della Chiesa, a un certo punto si è svegliato il Papa e ha detto: come siete bellini, pigliatevi le catacombe. Non ha detto così. Un giorno ci siamo svegliati e abbiamo occupato le catacombe. Ok? Quindi, a volte, per poter creare le condizioni affinché il ponte si possa costruire effettivamente, cioè quindi affinché questo ponte si realizzi, spesso dobbiamo agire e dobbiamo produrre degli atti di rottura, di forza, di discontinuità, cioè dobbiamo spezzare un tempo ed inaugurarne un altro. Quindi se il tempo della non valorizzazione è un tempo sedimentato, noi per spezzare quel tempo, come dobbiamo dire? Cioè dobbiamo inaugurare un evento, ma un evento nel senso filosofico del termine, cioè noi dobbiamo filosoficamente inaugurare un tempo diverso. Dove sta la filosofa? Cioè no, dobbiamo inaugurare un tempo diverso. E proprio inaugurare un tempo diverso spesso passa per questa strettoia che è l'atto e l'azione di forza. Io faccio un esempio proprio banale, dato che si parlava di Google. Oh, scusa, hai ragione. Allora, Agostino mi ha spiegato un po' cosa dovevamo fare. Faccio un esempio banale. Dato che parliamo di coworking, io ho dato uno sguardo ai post-it che avete messo. Allora, due parti c'era scritto coworking, qui c'era scritto mancanza di luoghi di aggregazione giovanile, poi c'è scritto disoccupazione giovanile, assenza di scuola per imparare mestieri pratici, recupero esperienza degli anziani e learning by doing. E li mettiamo tutti quanti qua. Io faccio un'operazione un po' diversa. Prendo questi. Lì faccio un'operazione un po' di clusterizzazione e faccio in modo che il coworking, si mi dà il pennarello, non sia il coworking inteso come a Milano lo spazio creato, i TAG per esempio, i Talent Garden, sono degli spazi dove ci sono le scrivanie e ci sono i freelance, i grafici freelance che vanno lì, che occupano la scrivania e ciao. Lo spazio di coworking io lo faccio un bridge e lo faccio diventare uno spazio dove si fanno le cose learning by doing. Quindi è anche
una scuola per imparare i mestieri pratici. Perché il coworking non può diventare anche un laboratorio dove si imparano i, cioè, esempio, si imparano a fare le cose insieme agli anziani del luogo, artigiani assieme a un makers che c'ha un fab lab. Cioè, quello è lo spazio del coworking, quella è la prospettiva del coworking che dobbiamo immaginarci noi al sud. E quindi cosa va a risolvere? A risolvere un problema che è la disoccupazione giovanile. Alla fine non è niente di astruso e esterno, complicato. Alla fine è riappropriarsi di uno spazio. Lo spazio deve diventare una comunità e deve generare dei processi virtuosi che fanno sì che ci sono giovani e anziani che lavorano in uno spazio. Lo spazio è creato dalla comunità. Niente di più semplice, secondo noi. Niente di più semplice. Dici. La questione diceva la discontinuità, cioè se io continuo ad andare alla scuola di formazione che fa la regione, dove ci vanno ad insegnare, secondo me è meglio il co-working, perché è diverso, perché è learning by doing, non come stiamo facendo anche noi oggi per questioni di tempo, vi diciamo le cose. È importante che, ecco, se mi spiegherà perché stavamo dicendo questa cosa, è importante che le cose si facciano insieme alle persone. Questo, cioè, il continuo di questa chiacchierata alla fine termina su quell'estrema sintesi, no? Cioè, dove tutto quello che è ecosistema, no? Quindi spesso noi prendiamo in prestito da altri vocabolari, no? Parole. In questo caso ecosistema si presta moltissimo a rappresentare tutta la complessità che siamo chiamati a gestire in un processo di progettazione in questa direzione. E quindi la somma degli attori e delle pratiche in realtà devono sempre generare un impatto. No? Vi ricordate ieri, da un punto di vista dell'impatto, vi ho mostrato il Rural Social Innovation Impact. Per noi l'impatto della social innovation rurale è quella roba lì, e quindi è quella stretta relazione fra quegli elementi, quindi in un approccio straordinariamente olistico, a partire dall'ambiente fino all'economia. Noi dobbiamo tener presente sempre che la somma e il risultato tra gli attori e le pratiche deve sempre protendere però in un impatto. Anche questo impatto deve essere sempre chiaro e misurabile. Questa è una questione veramente ancor più che di metodo, cioè è veramente la conditio sine qua non. Cioè sempre e comunque dobbiamo generare un impatto che sia chiaro e misurabile. Deve essere chiaro e misurabile per noi dall'interno, ma deve essere chiaro e misurabile soprattutto per i nostri stakeholders dall'esterno. Cioè, se noi siamo chiari e misurabili, riusciamo a creare delle relazioni sempre più autentiche con le persone che si relazionano con noi. E quindi ci poniamo in un discorso di continua discontinuità, ad esempio, con un approccio assolutamente tradizionale, sperimentato negli ultimi anni. Quindi, immaginiamo un percorso di rigenerazione urbana che possa essere chiaro e misurabile. Il percorso di amplificazione diventa rapidissimo se è autentico e se è comunicato in maniera precisa. Quindi il social innovator, secondo noi, è una roba che si avvicina più ad un trasmutatore, volendo prendere in prestito un altro termine sempre dalla fisica, cioè un trasmutatore di tipo proprio energetico. Cioè in realtà noi quando facciamo questo tipo di operazione qui non facciamo nient'altro che fare una trasmutazione di tipo energetico, cioè dove abbiamo un segno energetico di un certo tipo, andiamo a porre un segno energetico di un certo altro tipo, e dalla somma e dalla relazione di questi due segni energetici trasmutiamo e generiamo un altro livello energetico. Quindi, più che un mestiere, quello dell'innovatore sociale, in realtà è quasi più una specie di missione, cioè qualcosa che si avvicina più alla missione vocazionale piuttosto che al mestiere. E quindi, in questa operazione di trasmutazione, noi pensiamo che i livelli energetici presenti in questo momento al sud e le risorse umane presenti in questo momento al sud possono essere sicuramente trasmutate in un'energia straordinaria. Grazie a tutti.
Ah ragazzi, cioè abbiamo finito apparentemente, nel senso che adesso se avete delle sollecitazioni, delle curiosità, delle cose da condividere, se avete progetti che secondo voi sono rilevanti, vai. Ragazzi, c'è una domanda. C'è una domanda e ci vuole il microfono. Abbiamo visto, cioè, che è stato comune il tema dell'ambiente e si è parlato dell'impatto. L'impatto presumo che sia in termini di risultato effettivo che si vede, che si produce, ma presumo che debba essere anche un impatto in termini di ritorno economico dei soggetti coinvolti, presumo. Uh-huh. Abbiamo visto per esempio che ci sono molte tematiche ambientali che permettono di avere un forte impatto in termini di ritorno, di utilità, ma che di fatto difficilmente hanno un ritorno economico quantificabile, anzi, cioè, la difficoltà maggiore è proprio reperire i soldi per poter fare determinate attività sull'ambiente. Parlo di inquinamento, di gestione del territorio. Come si fa in quel caso? Si ha l'uno, l'altro uno, quindi le doppie criticità, cioè una potenziale una forte disoccupazione, quindi di gente che potrebbe essere occupata nella gestione del territorio, cioè faccio un esempio, andare a liberare i canali di scolo dalle sterpaglie perché sennò si allaga tutto il paese, un esempio pratico, ma non ci sono di fatto poi nessuno che investe su queste attività. Chi mi paga per far andare lì 10 persone a liberare i canali? Ok, è chiaro, è una questione spinosissima, no? Perché da un lato chiama in causa il volontariato, no? Cioè come pratica molto diffusa all'interno del nostro paese e che comunque genera degli impatti interessanti sui territori di un certo tipo. Dall'altra dice sì, però questa storia del volontariato quanto può durare? Cioè io sono volontario una volta, due volte, tre volte, pure una vita, però a un certo punto sarà sempre una componente marginale. Come facciamo a trasformare quest'atto di volontà in una scelta di vita, no? Quindi la domanda protende anche verso qualcosa di particolarmente scivoloso, perché ha a che fare poi con le scelte individuali. Però per rispondere a questa domanda vorrei raccontarti una storia, in realtà non per rispondere alla tua domanda, forse per amplificarla ulteriormente la domanda. In realtà è una storiella di vicolo, è una storiella che chi come me, diciamo, è cresciuto in un contesto molto popolare, ha vissuto sicuramente sulla sua pelle. Ad un certo punto, quando tu giochi e sei, diciamo, scugnizziello dentro il vicolo, arriva uno che a un certo punto vuole giocare a pallone. Arriva come un pazzo, oh a Maiuca, cioè subito, cioè gli viene questo moto d'animo che deve giocare a pallone e quindi cerca di acchiappare, di organizzare la squadra, quindi arriva con questo grandissimo desiderio e questa grande capacità di coinvolgere e trasferire questo desiderio, cioè vuoi venire, vieni, ok, sì, ma arriviamo a Suez Santos. Suez Santos è il cuore di questa storia. Che cosa succede? Che lui, emozionato, emoziona. Emoziona però su un progetto molto chiaro, a Maiuca a pallone, che non è una cosa che emozionerà solo lui, ma è già quell'idea è una cosa che emoziona una collettività di bambini. Quindi lui arriva e dopo che è emozionato, per poter realizzare quel sogno, quell'azione in quella comunità, ha bisogno di uno strumento, o Super Santos. Quindi il primo obiettivo è trovare i soldi per comprarsi il pallone. Che fa il bambino con gli altri amici, gli altri scugnizielli per appararsi la cosa? La prima cosa che fa è va, cioè si scavano nelle tasche, ok, quanto ci manca? Quindi prima fanno un'operazione interna perché sono disposti a investire, quindi a fare un investimento
sul loro sogno e quindi per raggiungere quello strumento, per accaparrarsi quello strumento che gli farà fare la partita. E poi dicono, bene, noi abbiamo questo, quanto ci manca? Calcolano il quanto ci manca e la cosa che fanno è che vanno dai loro più prossimi o amici più grandi, ok? Oppure vanno dalle persone di riferimento del quartiere, dal portiere del palazzo X, dal salumiere perché comunque è amico della mamma, vanno e dicono, io tengo 2 euro, wow, pallone sta 3 euro, Morà vinti centesimi, ok? Cioè, quindi ti rendo partecipe di un'operazione insieme a me, dove io ti dimostro che già ne ho raccolti un bel po' di soldi, la tua parte mi avvicina straordinariamente all'obiettivo, ok? Questo, no, questo è crowdfunding. Quindi vanno da quello, uno gli dà 50 centesimi, un altro gli mette 20 centesimi, in 2 o 3 o 4 riprese riescono ad ottenere l'obiettivo, cioè riescono ad ottenere i soldi necessari per andare a comprare il pallone. Quindi che fanno? Partono per questa missione, vanno a comprarsi il pallone, prendono il pallone, si fanno una sfogata esagerata, quindi si fanno una partita, stanno a 3 euro sotto solo da morire, ok? Dopodiché prendono questo strumento, lo mettono al centro e lo rendono disponibile ad altri gruppi di bambini che come loro si vogliono sfogare per fare questa partita di pallone. Ovviamente io non ho risposto alla tua domanda, però ti volevo dire questo, cioè bisogna fare una grandissima operazione per mettere a fuoco il proprio desiderio. Il desiderio deve essere così forte da poter essere un vettore di contaminazione, cioè il tuo desiderio deve contaminare straordinariamente la tua comunità. Nel tuo desiderio tu ci devi investire, devi dimostrare alla tua comunità che ci stai investendo seriamente e gli devi dire che per raggiungere quell'obiettivo che per te è importante ci manca un pezzo e loro sono già i protagonisti di questo pezzo mancante. E che dopo che tu hai realizzato questa cosa qui, questa cosa non la stai facendo per te, ma la stai facendo comunque per qualcun altro oltre te. Probabilmente con questi elementi qui, con questo mix di elementi, un'operazione complicata come quella che dicevi tu diventa effettivamente più praticabile, ma non necessariamente raggiunge l'obiettivo. Questo ti volevo dire. Cioè, sì, perché rimane fondamentale il fattore tempo, cioè non può essere un'attività che nasce dall'idea di questo momento, cioè io ok trovo i soldi per farla oggi, ma ci sono problematiche che sono, cioè, si ripetono nell'arco del tempo, ogni anno si allagano i comuni, tutti i paesi, quindi cioè, deve avere anche un obiettivo verso la continuità, questo, quindi cioè, non è sempre... Vai. Allora, in Italia... Meno male che ci sta lui perché io me lo porto apposta. La soluzione è molto più semplice di quanto si possa pensare. Allora, in Italia negli ultimi 30 anni abbiamo cementificato diciamo più o meno la superficie del Veneto, metà del Veneto. Gli impiegati nell'agricoltura, le persone che sono impiegate nell'agricoltura sono dimezzate dagli anni 80 ad oggi. Gli agricoltori, i contadini, sono le prime persone che si occupano del dissesto idrogeologico e soprattutto della salvaguardia dell'ambiente. Lo facciamo perché, vedere? Sì, se vuoi, c'è la possibilità di farlo vedere. Non c'è bisogno che noi dobbiamo pagare le tasse e farci la giornatina di Lega Ambiente per andare a pulire un terreno. Basta che dai lo strumento al contadino di lavorare sul suo territorio, stai sicuro al 100% che è quello che te lo mantiene più pulito di tutti. Ovviamente non stiamo parlando di un contadino che c'ha 90 anni, ma di un contadino, quelli che noi chiamiamo i contadini 2.0, quelli un po' che capiscono il valore del territorio, il valore dei legami sociali. Non c'è bisogno di fare interventi mirati, giornalieri, c'è bisogno di ragionare in un modo molto sistemico. Ragionare in modo sistemico significa impiantare delle aziende che lavorano su quel territorio, e fargli capire, lavorando sempre ovviamente in cooperative, cose che si immagina che voi avete difficoltà a fare qua al sud, è la stessa problematica che c'è anche a Salerno, cose che non fanno al nord, il ragionamento di lavorare per cooperativa, dove lo spazio non è solo mio, l'ambiente non è solo mio, ma è di tutti, quindi tutti quanti contribuiscono a mantenerlo pulito. Tu dici, ma che ci azzecca? La domanda è tua, che ci azzecca? La risposta è questa, perché altrimenti dobbiamo fare sempre le solite cose all'italiana che si fanno da 50 anni a questa parte. C'è un'alluvione, perché sono state deforestate mezza montagna, perché i boscaioli
fino agli anni 60 curavano il sottobosco, facevano sì che non ci fossero diciamo troppi alberi piccoli per cui non trattengono diciamo l'acqua, non trattengono il terreno quando è permeo, è bello pieno d'acqua. Non ci sono incendi perché tagliando il sottobosco si evita che si formino gli incendi nelle zone deforestate, tipo nel sud Italia. Io parlo di Salerno perché la conosco bene. In passato queste cose non succedevano, oggi spendiamo migliaia di soldi per mandare per tenere i Canadair che devono buttare acqua, quando sarebbe una cosa molto più semplice, far lavorare la forestale o far lavorare dei contadini, delle aziende agricole, perché mi piace parlare di aziende che producono valore sul territorio, che lavorano in quei territori. Questa è la cosa più semplice da fare. Poi, se vogliamo... Dove stai Catuzzo? Così gli diamo una... Ah, ve lo facciamo, sì. Lancialo così. Questa, per esempio, è una soluzione. Questa qui che vi mostriamo è una soluzione che noi chiamiamo una soluzione glocal per la risoluzione di un problema storico, è quello, per esempio, della cura del bosco. Perché in un bosco nascono 5 tipi di alberi diversi? E perciò si chiama bosco. So everything reminds me. La forma che si convence la mette a fare i carburo. Poi avevano il buco come quando mangiamo anche noi, la bocca. Quando sei arrivato sopra, si mette a fronte, si mette la verdura sulla terra, perché sennò tutto il terreno va in legno. Che c'è poco la parte nata, quando quindi ancora credo a così non fa niente. Il Romano Matini non mi ricordo questo due anni dopo. Prima coppa, ma che è? Dai. Finale, tutti, che è? Pocorino si va a dire tutto quanto. Subito pigliava per gli accenni, non pagavo. Per stasera allora ci potremmo scolare pure a nato. Il pane che si definisce pane è quello fatto con la farina integrale. If you ask me where I come from, there's so many places there I call home. Now you tell me about good and evil, judging people from just who you hear. Oh, I know only there are me. Dice bella figliolo, si può far cantare figli della pallottella e papo fuori. E tu ti credi che la vita è sovvasa
e invece quelle sono strizze che fuga, figli da valle a terra, papo fuga, portatelle e portatelle in da casa tu da scaffare la ciamanera, vedere tutta una metà. La gioventù di oggi così è rivedere tutto, perché noi andiamo a scuola, noi abbiamo fatto la prima, abbiamo passato la seconda, non c'è più di tutto. Oggi noi siamo da lì appena 24, 25 anni a Serena, ripolomato, che... quando uno si è ripolomato, fammi sentire che cosa fa. Tutto quanto siamo ripolomati, facciamo tutti i... E anche questo, anche il nostro lavoro siamo ripolomati. Noi studiamo in maniera, noi studiamo in altro. Time to pack my bag again. I'm going to look for what I never see. Nothing you find that easy. Something I always believe. Allora, questa soluzione che avete visto, per esempio, è una soluzione per la cura del bosco, no? Utilizzare quindi un modo. Eh? Tu c'eri. Utilizzare quindi una vecchia, il modo tradizionale per realizzare il carbone, ma in realtà è anche un modo assolutamente ecocompatibile per tenere pulito il sottobosco. Quindi otteniamo sempre due risultati, quindi teniamo pulito il sottobosco, realizziamo il carbone, raccontato in questo modo, non è il carbone che noi compriamo a 2,50 euro dentro la busta realizzato con tutta una serie di processi chimici, in realtà poi ci mangiamo la carne con tutta la munnezza che praticamente secerne questo carbone, ma questo carbone qua ha un valore completamente diverso. Probabilmente, ritornando al tuo discorso della sostenibilità, come facciamo a rendere sostenibile tutta questa faccenda? Creiamo una cooperativa di ragazzi che insieme a quell'anziano, che in realtà fa una lectio magistralis nell'insegnare questa roba, facciamo una cooperativa, tengono pulito il bosco, si vendono il carbone, ma chiaramente il carbone non se lo vendono nella grande distribuzione, ma se lo venderanno, così come abbiamo ipotizzato, nella rete dei grandi chef stellati presenti in Europa, e quindi quando tu andrai a Milano da Cracco, ti mangerai la bistecchina bla 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 cotta con i carboni fatti nella carbonaia nel Catuzzo di Salerno. Quindi cerchiamo di posizionare poi quel prodotto all'interno di una nicchia di riferimento, perché non stiamo più realizzando soltanto il carbone, ma stiamo realizzando, come avete visto, una storia di uomini e di persone. Brava Zipeppe, che te 87 anni. No? E che saluto, veramente. Okay. Facciamo una grandissima valorizzazione delle persone. Noi nel video mettiamo la nonnina di 101 anni, poi ci piace. Allora, decidiamo insieme, nel senso che in teoria mancherebbe mezz'ora al pranzo, però noi avremmo nel nostro programma un'ora da passare prima del pranzo insieme a Giusy Ottonelli, che è arrivata e ci racconterà della sua esperienza di Impact Hub. Ovviamente se facciamo una pausa anche caffè adesso diventa impossibile fare questo ragionamento, quindi decidiamo insieme se andare dritti per un'altra oretta, pranzare all'1:30 e poi andare avanti col programma, oppure diversamente. Ci sta. Perché purtroppo il discorso è questo, di là... Marziale, 5 minuti. Perché di là non sono ancora pronte per il pranzo, quindi... Pausa, 5 minuti, ok. Però mi raccomando... Come stamattina.